Bella a tutti ragazzi da Sam.3, eccoci qua su Construction Team 2 Xbox One ragazzi. Allora, siamo qua sempre a lavorare, ai lavori forzati diciamo. Volevo fare insieme, così finalmente completiamo il gioco, l'ultimo appalto speciale. Tecnicamente mi pare, se non penso che abbiano aggiunto altro, appalti speciali, appalti new, ma qua sono sempre quelli ragazzi. Preparazione eccetera eccetera, hotel, tutta roba che ho già fatto e che non c'ho voglia di tornare a fare. Appalti speciali, eccolo qua. Allora, questo abbiamo fatto, ci manca solo la filarmonica di Northridge ragazzi. Non bisogna usare il bulldozer, quindi mi va già bene. Vuoi accettare questo appalto? Sì. Vai ragazzi, dai che li facciamo tutti, ci darà un obiettivo, speriamo. Ehi là, il prossimo lavoro ti piacerà, la tua impresa comincia a essere famosa in città. Perciò ci hanno affidato a costruzione una filarmonica di Northridge. Sembra un lavorone? Sarà un'altra impresa a occuparsi del movimento terra. Wow. Noi pensiamo che c'è struzza della gru. Inoltre dobbiamo trasportare carichi pesanti dall'acciaieria. Trasportare carichi pesanti attraverso la città bisognerà decidere un buon percorso. Altrimenti finiremo. Chi se ne frega. Esatto, probabilmente dobbiamo piazzare dei blocchi stradali. Lascia fare a me. Il movimento terra è già terminato. Possiamo consegnare le lungarine. Andiamo, longarine, avanti. Quindi dobbiamo switchare sul, che caspita ho fatto, sul sul camion questo qua che è già in acciaieria. Ehi, che è sta confusione? Penso che dovrei andare in zona carico lì. Vabbè, ma forse me le mette già a bordo lo stesso, vediamo. Acciaieria, sì. Longarine verticali, allora apri filtro, solo in carico, completa lavoro. Beh, è tutto lì. Opzioni, vabbè, consegna al cantiere, no? Sì. Ecco, vedete, già fatto. Mo che devo fare? 90.000 euro ragazzi per schiacciare due bottoni. Ragazzi, mitico. Ok, dobbiamo andare. Allora, prendiamoci questo qua. Andiamo al cantiere. Cantiere. Mica lo vedo io, Sede. Oh. Ah, sì, qua è, scusate, Non l'avevo visto. Lo portiamo qua e poi praticamente dobbiamo andare nell'area gru. Fatemi vedere dov'è. Oh, eccolo qua. E fissa sai cosa prima di partire. Dai, fammi andare solo fino lì e poi ti riporto dal fornitore edile. Che poi tra l'altro sta roba qua mi è avanzata dal lavoro di prima, che avevo preso roba in più. Dai, fammi apparire la scheda area gru. Oh, là. Ci mettiamo la nostra bella gruona. Perfetto, sì, questa qua. E adesso possiamo switchare sulla nostra gru. Quindi dobbiamo mettere... Allora, innanzitutto... No, la mappa. Ogni volta mi frega. Dov'era? No. Oh, ecco, visuale, gancio. Ci avviciniamo un po', così capiamo come va la roba. Ok, perfetto. La prima è giù qua. Oh, non sembra così complicato, È facile, solo che è lungo, Ecco l'ultimo, ci siamo. Scendi. Boom. Che devo fare? Libera l'area, scommettiamo? 20.000 euro, vabbè, dai. Ah, ok. Getta il cazzastuccio, gli elementi preparati. Perfetto, quindi ci servirà la... Non posso salire lì neanche col coso, perfetto, vabbè. Quindi recuperiamo dal garage la betoniera, parco macchine, recuperiamo la betoniera, questa, sì, e la pompa per calcestruzzo, che è un po' più avanti.
eccola qua, recupera del garage, perfetto. Sistemo tutto al cantiere, eh. Che poi tra l'altro ragazzi mi pare, sempre che sta visuale del cavolo non mi fa impazzire, che quello lì a destra dovrebbe essere il museo delle cose noiose che abbiamo... Sì, è il museo delle cose noiose che abbiamo fatto lo scorso gameplay, eccolo qua. E noi qua di fronte ci facciamo quest'altro qua. Quindi dobbiamo gettare il calcestruzzo, io... Ah, che cavolo sta visuale qua, si bugga con qualche tubo, che ne so io. Vabbè, qua siamo in tutto lo spazio che vogliamo, quindi entriamo in modalità funzione, perfetto. Apriamo, no, non apriamo dopo, beh, riempiamo il mezzo. Prendiamoci ragazzi la betoniera e la andiamo, no, la portiamo in cantiere. Benissimo, la betoniera è pronta, adesso dobbiamo solamente attivare il coso qua, come si chiama? Sto a fare qua insomma. Ok, attiviamo la gettata del calcestruzzo, mannaggia sta visuale. Allora, è attiva. Perfetto, tanto non penso che ce ne vorrà tanto, eh. Penso che in tic tac facciamo tutto il lavoro. E uno l'abbiamo fatto. Getta il calcestruzzo negli elementi preparati. Ah, caspita, fino laggiù. Porcaccia però, eh. Qua non ci arrivo. Non ci arrivo neanche. Beh, proviamoci. Allora, innanzitutto dobbiamo tirare avanti questo qua. Il più possibile. Poi tiriamolo su il più possibile. E poi scendiamo con quello. Ma dubito che ce la faremo. Ma neanche se volete ce la facciamo. Non ce la faremo mai. L'unica ragazzi, pigliarci. Come caspita, dobbiamo andare al concessionario. Concessionario. Abbiamo preso il bicchierino. Ce l'avevo già uno, ma non mi ricordo dov'è. Giustamente, sì, non è al. Non è il fornitore, non è la concessionaria, ma è il fornitore edile, edile, vedete voi com'è più giusta la pronuncia, io sinceramente non lo so. Allora, bicchiere ne vedo solo quello lì, non ne vedo di quelli più grandi, quindi penso che dobbiamo prenderci quello lì. Dai. Ok, allora, questo qua a 1350. Perché non posso... Ah sì, perché devo... Uno, giustamente. Consegna al cantiere? Perché no? Perché no, ragazzi? Bisogna vedere dov'è. Allora, la betoniera è qui. Bisogna vedere dov'è, ragazzi. Ah, eccolo lì, perfetto. Quindi andiamo sulla gru. Ottimo, la betoniera è già pronta. Sta caspita, no, la mappa, ogni volta devo premere invece la visuale gancio. Eccola qua. Perfetto, ci stiamo ben poco adesso. È più tempo che stiamo a prenderlo e riempirlo che quello che... Però potevano darmelo pulito, io l'ho pagato nuovo, eh. Insomma, si fanno i furbi anche loro, eh. Beh, di bello è che ce ne sta parecchio, quindi non dovrebbe, forse con un viaggio solo ce la facciamo, poi ce l'ho già qua, ormai. Però adesso è vero, bisogna selezionare il braccio lì e poi attivare un po' rognoso sta cosa qua, eh. Ok, quindi adesso vedete, bisogna fare Y. Cambia, secchio di calcestruzzo, menu contestuale, disattiva, gettata, sì, attivo, disattiva, perfetto. Io devo buttarlo un po' più in qua. Perfetto. Sta andando, sì, se scende il calcestruzzo vuol dire che lo stiamo buttando dentro, no? Se scende il livello, dico. Vabbè che sta freccia del cavolo, però...
Non mi fa vedere niente. Dai, eh. Oh, ecco. Oh, dai che ci siamo. Gente, che siete tutti ovviamente preparati, cantiere. E da che aspita, devo metterlo qui. Adesso su questo qua. Spero che no, non ci basterà mai. Allora, un buon trucco, sapete cos'è? Bloccarsi sopra, ecco. Così lui ce la fa a buttarlo tutto. Vedete? Ok, andiamo a fare il pieno. E avanti che ci risiamo. Allora, io come ho detto prima, è meglio appoggiarlo di prepotenza così si blocca e potete sversarlo tranquillamente. Oh là. Vedete, fin quando il simbolo non finisce, ecco, vedete, avete raggiunto il livello. Adesso ci spostiamo. Là. Ancora un po'. Oh, là. Eccolo qua. E adesso? Elementi preparati. Che elementi preparati ci sono? Ah, caspita, laggiù in fondo. Va bene, dai, tanto sono uno uguale all'altro. E dopo ci sarà anche quello là di destra. Quindi questo qua e quell'altro ve li, cioè, vi salto tutti e due, ma. Ma la gru non arriva fino a qua però? O sì? No, devo prendere l'altra. Boh, ma così mi metto in mezzo, dai. Fate anche queste. Ui! Wow! Ok, vediamo un po' che facciamo. Bobina portacavi, bancale e copertura per tete, sacchi di calcestruzzo, fornitore edile. Nessun problema. Dov'è qua? Qui è già il fornitore edile questa. Basta fare così. Allora, entra. Quindi filtro, solo incarico, completa lavoro. Tutto solo incarico. Facciamo per ora così. Quindi ci servono una di queste. Consegna al cantiere tu. Poi 1, 2, 3, 4 di queste opzioni. No! Vabbè, dai, ce le riprendiamo. 4, consegna al cantiere. E 2 così, consegna al cantiere. E basta. Dammi incarico completato? No. Come mai? Allora, vediamo un po' cosa manca. Andiamo sulla gru, così capiamo che caspiterina ci manca. Ah no, ecco fatto. Bastava solo dirgli. Torno a switchare sulla gru. Disponi l'oggetto in seguente posizione. 6 pilastro. Origine cantiere. Vabbè, quindi siamo già sulla gru. Ah, lì che sono. Vabbè ragazzi, però vedo che sono a metà del lavoro, quindi io direi che posso fermarmi qua. Come sempre ragazzi, se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere mi piace e iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Noi ragazzi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!